Benvenute e benvenuti sul canale. Oggi abbiamo come ospite Massimo Cacciari, filosofo e professore di filosofia ed inoltre saggista, ha scritto testi quali Crisis, Metafisica concreta, Il lavoro dello spirito. Grazie. Allora, professore, la prima domanda che vorrei porle è quella di entrare nel merito della questione: che cosa significa filosofare? Beh, innanzitutto è chiaro che vi sono tante filosofie, e anche senza ricordare quello che diceva Schopenhauer, che diceva che i filosofi si amano come dei ragni e fanno lotte continue l'uno contro l'altro. Ed è così, soprattutto in certe epoche è stato così. Filosofie sono anche in lotta tra di loro, non c'è dubbio alcuno, in competizione tra di loro. In agon vi è un agonismo filosofico, non c'è dubbio, e quindi è ben difficile trovarne un'essenza. Tuttavia vi è un'aria di famiglia tra le filosofie, ecco, diciamo così, diciamolo in modo semplice, anche se credo che la filosofia proprio non abbia niente a che fare con il semplice. Un'area di famiglia. Questa area di famiglia possiamo indicarla in questo modo, no? Fin dalle origini la filosofia contrasta con l'opinione, contrasta con il senso comune, con il cattivo senso comune. Ci può essere anche un buon senso comune, una ortodossia, come dice Platone, ma la doxa, l'opinione, come si dice in greco, è sostanzialmente un adattarsi alle consuetudini, alle convenienze, al parlare comune, alla conversazione, alle tradizioni, che possono essere anche tradizioni etiche, politiche, religiose. Un adattarsi, diciamo così, un adattarsi, no? La nostra vita di solito si svolge adattandoci. Ecco, la filosofia è una reazione a tutto ciò. Che cosa fai? Che cosa intendi con quello che dici? Sai le ragioni per cui fai questo piuttosto che quell'altro? Sai le ragioni anche della tua fede, anche della tua fede religiosa, no? Le Eutifrone di Platone, no? Che cosa... chi credi siano gli dèi, dalle domande ultime più radicali, no, a quelle più banali, sempre la filosofia si interroga, questiona, non si accontenta. Questo è l'atteggiamento filosofico e scientifico, che è identico. Anche la scienza non sta all'opinione, vuole vedere con i suoi occhi, no? Devi corrispondere, devi obbedire soltanto a ciò che la tua ragione ti convince di essere valido, di essere vero, anche nel senso latino del termine, dove verum è identico al reale. Quindi la filosofia ti costringe alla realtà in qualche modo, e questa è la sua concretezza, no? Husserl dice che la fenomenologia è un ritorno alla cosa, ecco, alla cosa, ma non alla cosa perché è la cosa banale, alla cosa nella sua realtà, cioè nella sua consistenza, nelle leggi che la determinano, e qui di nuovo filosofia e scienza si accomunano. Questo è la filosofia, no? Oltre la doxa vi è un sapere, sofia, e io quello amo, filosofia, quello amo, quel sapere. Non sono un filo doxa, ci può essere il filo doxa, e che è quello che si adatta, quello che dice ciò che si dice, che pensa ciò che si pensa. La filosofia invece è filosofia, non filodoxa. E quindi è un elemento di contrasto, di critica, anche politica, anche etica. Infatti, appunto, fin dalle origini la filosofia ha questa dimensione di critica anche alla costituzione politica, no? Guarda Platone, ma guarda tutti i presocratici anche, no? Come si impegnano nella loro città e contro le abitudini, i costumi delle loro città, no? Vogliono porre nuove leggi, no? Anche Parmenide, no? Il più apparentemente astratto di tutti, vuole invece, è impegnato nella sua città e elabora leggi e costituzioni per la sua città.
questo elemento critico è costitutivo della filosofia e del filosofein, e se si perde completamente il senso della filosofia, che quindi è una situazione un po' particolare, perché la filosofia vive nella città e nello stesso tempo è, come dire, un po' straniera nella città, perché non si adatta alla città, no? La vorrebbe sempre trasformare in base alle sue idee, no? Ha un'idea e la città dovrebbe orientarsi secondo quell'idea. Ecco, la Repubblica di Platone ha questo significato, no? Ma è, ripeto, un atteggiamento che ha tutta la filosofia, fino alle filosofie contemporanee, no? Che cos'è la filosofia di Marx, se non questo? Ma anche Heidegger, no? Ma anche tutti, ma anche Husserl stesso, cioè sono in agon. C'è una tensione agonistica tra la filosofia e la realtà in cui vive, e nello stesso tempo quella realtà la filosofia la deve comprendere, non è una opposizione da fuori. La filosofia vive all'interno della realtà e nello stesso tempo la vuole comprendere criticamente. Ecco, questo è l'atteggiamento fondamentale un po' di tutte le filosofie. Dopodiché, su quali idee orientare la propria città, su quali sono le idee etiche, eccetera, quali sono le idee filosofiche e così via, le filosofie si differenziano anche radicalmente le une dalle altre, sull'atteggiamento nei confronti della scienza, che poi vedremo, eccetera. Le filosofie si possono radicalmente differenziare, ma questo atteggiamento è comune a tutti. La filosofia, prima di tutto, è questo atteggiamento nei confronti della realtà. Dopodiché, sulla base di questo atteggiamento, emergono anche le più profonde differenze. Sì, quindi la filosofia è comunque anche questa capacità, no, di analizzare, proprio dall'etimologia del termine analisi, analuo, nel senso di smembramento di una realtà effettuale. Smembramento, distinzione, analisi, una distinzione, un differenziare, un distinguere, non fare mai grumo. La filosofia è una individuazione dei molti, ma dei molti che poi devi riunire secondo leggi, perché logos è questo, cioè un elemento diaeretico differenziante, e poi c'è una dimensione sintetica, ciò che hai differenziato devi anche saperlo armonizzare, recuperare in un'unità. Mai l'unità è un unum indifferenziato, no? E mai i molti sono un mucchio, come diceva Platone. I molti non sono un mucchio. I molti, il logos, legen, colligere, i molti sono recuperabili in una unità, ma quell'unità è un'unità dei molti, non è un unum neutro indifferenziato. Questo è il gioco tra l'uno e i molti che la dialettica filosofica ha sempre inteso proporre. L'unità di una buona e sana ribellione. No. Non è nessun sistema di dominio necessita, rende impensabile l'esistenza di momenti di opposizione o di ribellione. Nessun sistema di dominio è perfetto. Quindi auguri a chi vuole usare i media in un senso appunto alternativo rispetto a quello che è il loro mainstream. Io non lo so fare, ma benissimo se altri lo sanno fare. Sì, quindi dipende comunque dalla finalità, ovviamente, dall'intenzione. No, dipende dai contenuti che riesci a schiaffarci dentro, e visto che contenuti dentro ci devono essere, e se questi contenuti sono posti in modo tale da renderli comunicabili, da renderli influenti, come si usa dire adesso, o se invece gli influenti sono soltanto quelli del panettone Pandora o cose analoghe, è tutto qui. Esatto. Sono strumenti che bisogna capire se possono influenzare anche al di là della signora lì, come si chiama.
No, infatti esattamente, dipende, come dicevamo, poi anche si può dire dai gusti, anche dagli interessi di ciascuno, dalle intenzioni e quindi è possibile attraverso una divulgazione fatta in modo serio, poi è chiaro che contenuti come quelli culturali in generale, non solo filosofici, ma anche letteratura, arte. Rispetto ai media ci sono anche pagine molto seguite, questo dipende anche dalla bravura dei divulgatori, quindi di coloro che portano i contenuti, però in media ovviamente i social sono la dimensione heideggeriana appunto dell'esistenza inautentica, cioè si dice, si pensa, si fa e quindi è chiaro che si dà adito e credibilità purtroppo a queste persone. Che poi, ecco, influenzano, sono chiamati influencer, ma influenzano in negativo, purtroppo. Sai, in negativo. La pubblicità influenza in negativo, in positivo. In fondo sono nient'altro che potentissimi, potentissimi mezzi di pubblicità, molto più potenti di quelli di un tempo o di quelli tradizionali. Però pubblicità è. Ma esattamente, diciamo, è possibile sperare che esattamente come c'erano dei giornali buoni e dei giornali cattivi un tempo, così ci potesse essere una comunicazione nei social che influenza, che ha peso e che è invece una vera comunicazione, né una semplice informazione, né la deriva delle opinioni a caso, a casaccio. O peggio, delle grida, degli insulti, della sfrenata e concitata espressione di impulsi, risentimenti, frustrazioni, eccetera, eccetera, no? Perché poi per il 50% nei social questo gira, no? La pretesa di ogni individuo, di ogni particolare a ergersi a universale, no? Che è la grande, tra virgolette, peccato che la filosofia ha sempre denunciato, no? Quando la filosofia deve insegnare a ogni individuo di liberarsi dal proprio particolare, no? Dal proprio interesse particolare, dal proprio affetto, dalla propria passione. Non per negarla, ma per governarla, no? E quindi la filosofia ha sempre questo intento, no? Tutta la grande filosofia, a partire da quello che è uno dei più grandi, no? Dall'Etica di Spinoza, no? È un libro di teoretica, un libro assolutamente teoretico che pure si intitola Etica, perché ritiene appunto che la conoscenza dell'essenziale comporti sia l'unico, anzi l'unico strumento che abbiamo per dominare anche le nostre passioni, i nostri affetti. E cosa sono le nostre passioni? Il nostro particolare, no? Il mio interesse, la mia passione, il mio affetto è il mio particolare. E devo essere dominato dal mio essere particolare? Non è degno dell'umano invece innalzarsi all'universale? E vedere le cose appunto sotto questa specie e non credere che tutto ruoti intorno al mio riverito ombelico. E allora la filosofia è questa educazione del particolare all'universale. Non può essere diversamente se la prendiamo sul serio. Quale altra missione può avere? Quale altro compito può avere? E questo è esattamente l'opposto di ciò che sta avvenendo nel contemporaneo, e anche grazie ai mezzi che ora, per esempio, stiamo usando, no? Che tendono per loro natura a esaltare il particolare, a esaltare l'individuale, no? Il gusto individuale, no? Ogni gusto uguale all'altro, no? In fondo, se io ritengo che sia bella la Gioconda o che ritengo che sia bella la Vispa Teresa, beh, sono gusti, che ritengo che sia bello il Partenone, un cesso, beh, sono gusti. Così è, no?
Questa è la tendenza fondamentale dell'epoca. La filosofia reagisce a questa tendenza, ma in fondo ha sempre reagito alle tendenze fondamentali dell'epoca. Anche all'epoca di Platone, anche Platone reagiva alle tendenze fondamentali della sua polis, anche se era la polis la città in cui si costruiva il Partenone, in cui scolpiva Fidia, in cui scriveva Sofocle e Euripide, ma non è la stessa cosa. Reagiva. Quindi certo, la situazione attuale può apparirci particolarmente drammatica, ma dal punto di vista filosofico non è sostanzialmente diversa a quella che la filosofia incontrava in epoche passate. Quindi sì, ogni filosofia deve fare i conti, appunto, o meglio, interpreta quella che è la propria epoca, il proprio tempo, ed è anche figlia, no, in un certo senso. Figlia e nello stesso tempo critica. Sì, deve sapere che è del proprio tempo, veritas filia temporis, ma figlia non vuol dire serva, non vuol dire succube. Questo è il punto, essere figli non vuol dire essere servi o essere succubi, vuol dire essere eredi, ma l'erede può cambiare completamente, trasformare completamente ciò che eredita, no? Anzi, e la filosofia deve farlo. Sì, la filosofia è, appunto, abbiamo detto, un'attività, no, di pensiero che innanzitutto chiede e poi rende conto di se stessa. Quindi lo fa innanzitutto, diciamo, con se stessa e poi lo chiede anche agli altri, alla propria epoca storica e quindi in questo modo alle altre discipline, proprio per questa sua natura, come dicevamo, critica, di non essere asservita. D'altronde lo dice già Aristotele nella Metafisica, no? Che è questa in fondo la natura della filosofia, che è libera, no? Da ogni schiavitù, da ogni servitù, forma di servitù. Ma volevo poi chiederle comunque sottoporle un problema che sembra più che mai contemporaneo, e capisco che la questione sia particolarmente complessa, ossia la relazione, e dico relazione perché d'altronde chi studia e chi conosce non solo la filosofia ma anche la scienza sa che non ci sono fratture così come intese nell'immaginario comune, nell'immaginario collettivo. Quindi le chiedo, qual è oggi, attualmente, la relazione tra la scienza e la filosofia e qual è stata nel corso della storia, a partire ad esempio dai greci, no? La relazione tra l'episteme e la filosofia? Beh, qui io proprio non potrei che rimandare al mio ultimo libro, non posso qui riassumerlo. Il mio ultimo libro recentemente uscito, che si intitola Metafisica concreta, affronta esattamente questo problema. La metafisica, cioè la filosofia per eccellenza, è concreta, anzi è la scienza massimamente concreta, per le ragioni che adesso vedremo, e dunque niente affatto in alcun modo separabile dal pensiero scientifico e dall'operari e dal lavoro della scienza. Perché filosofia ed episteme, che in Grecia, termine greco che noi traduciamo con scienza, sono sinonimi. In Grecia filosofia, nella filosofia classica, in Platone, Aristotele, episteme e filosofia sono sinonimi. Diciamo pure per Aristotele, episteme e metafisica sono sinonimi. La metafisica aristotelica non è la speculazione su un mondo al di là, è l'indagine sui principi fondamentali della stessa fisica. Questa è la metafisica aristotelica. Principi fondamentali che sono, da un lato, principi di carattere logico, cioè quei principi che rendono consistente, non contraddittorio, il mio discorso. E questi sono tutti i temi che Aristotele affronta nei libri dell'Organon, quelli dedicati esplicitamente alla, diciamo noi, logica. Ma il tema fondamentale della metafisica, propriamente quindi della filosofia,
non sono soltanto i principi logici in base al quale noi costruiamo anche le stesse proposizioni scientifiche, ovviamente, perché se uno scienziato viola il principio di non contraddizione, il suo discorso sarà appunto infondato, qualunque sia la disciplina scientifica che egli svolge. Ma soprattutto metafisica, filosofia come metafisica, riguarda che cosa? Riguarda la considerazione dell'ente in quanto ente, cioè lo scienziato sarà il medico e allora riguarderà quella dimensione dell'ente che riguarda il mio corpo o addirittura questo o quell'altra parte del mio corpo, sarà il botanico che vedrà le piante, sarà quello che studia l'animale, sarà quello che studia l'organizzazione politica, no? Tutti i grandi trattati di Aristotele sulle costituzioni dei greci, sulla costituzione di Atene, eccetera, eccetera. Sono dimensioni particolari dell'ente. La metafisica, invece, non riguarda le costituzioni particolari dell'ente, ma affronta il problema. Che cos'è l'ente? Che cos'è l'ente? In che modo parliamo dell'essente in quanto essente? È inutile questa considerazione, dal punto di vista pratico forse inutile, ma dal punto di vista del pensare essenziale. Perché come faccio a parlare di questo o di quell'altro ente, come fanno appunto gli scienziati, senza pormi il problema di che cos'è l'ente? Gli scienziati parlano di enti, ma non parlano dell'ente. Un bel problema. Come si fa a parlare degli enti senza parlare dell'ente? Questa è la domanda metafisica. È qualcosa di separabile dalla domanda fisica? È qualcosa di separabile dalla scienza della natura? Ma in nessun modo è del tutto intrinseca la domanda metafisica rispetto appunto a quella scientifica. Perché quella scientifica riguarda per l'appunto gli enti e le leggi che regolano il movimento, il divenire, la vita degli enti. La domanda metafisica riguarda l'ente in quanto ente. Come posso predicare l'ente in quanto ente? Ecco l'aporia, ecco l'aporumenon, come dice Aristotele, la questione che ci interroga continuamente. Il problema che suscita in noi continuamente meraviglia, che c'è l'ente, non ci sono soltanto gli enti, ma gli enti rimandano all'ente, gli enti pongono in se stessi la questione dell'ente. Ecco la meraviglia. Allora, come facciamo a predicare l'ente? E la risposta di Aristotele, quella nota, l'ente si dice in molti modi, ma un modo è essenziale, quello della ousia, della sostanza dell'ente, ma anche la sostanza dell'ente si dice in molti modi, e qui si sviluppa tutta la metafisica filosofia in modo separabile dalle scienze, ma in nessun modo, perché appunto questa domanda metafisica non è la domanda su un mondo al di là degli enti, ma è la domanda su ciò che costituisce l'entità dell'ente, la sostanza dell'ente in quanto tale. Oggi la scienza contemporanea, ma questo non abbiamo il tempo di svolgere tutto, ripeto, insomma, chi è interessato potrà vedersi questo mio libro, insomma, per vedere come io affronto la questione, ma non sono soltanto io, anche altri che si pongono il problema, non molti devo dire, perché ormai da un secolo e più a questa parte sembra che appunto la filosofia non possa avere propriamente a che fare con la scienza, e questo lo si spiega, ne accenno soltanto a questi sono problemi che non possono essere affrontati in una chiacchierata di mezz'ora, ma ne accenno soltanto. Con la scienza moderna, ripeto, all'epoca, con la rivoluzione galileiana, eccetera, da Galileo, Newton,
tutta la scienza con cui ha a che fare Kant. È una scienza che è noto, si basa su un principio di causalità di carattere deterministico-meccanicistico, no? Il motto di questa scienza, no? Datemi la causa e vi spiegherò tutti gli effetti. Andando per i rami, tutti gli effetti sono spiegabili. Tutto si organizza in natura in modo deterministico, meccanicistico deterministico. Questo ha fatto in modo che tra questa scienza e la filosofia si determinasse un po' alla volta lo iato, no? Perché appunto la filosofia affronta essenzialmente il problema di quell'essente che noi siamo, e quell'essente che noi siamo sembra non assolutamente possibile comprenderlo su basi deterministico-meccanicistiche, no? Dove sta la libertà? Dove sta il libero arbitrio? Possono i nostri comportamenti essere riportati ad una causa in modo deterministico? Questo ha aperto uno iato su vari aspetti, per varie ragioni. Oggi siamo in una situazione molto diversa, perché la scienza contemporanea non è deterministica, non è meccanicistica. La grande rivoluzione della scienza fisica del Novecento ha rovesciato completamente quel paradigma, e quindi, a mio avviso, un nuovo riavvicinamento tra dimensione scientifica e dimensione filosofica è assolutamente possibile. Non in astratto, ma sulla base proprio della scienza contemporanea, che implica, a mio avviso, una prospettiva metafisica. Discorso difficile, complesso, ma di grande importanza, perché se noi continuiamo a pensare nei termini delle due culture, come si diceva una volta, da un lato quelle umanistica, ivi compreso la filosofia, dall'altro quella scientifica, la filosofia si ridurrà a ben poca cosa, per forza, perché una filosofia che non ha a che fare con la potenza fondamentale del mondo contemporaneo, che è il lavoro scientifico, perché quella è la potenza fondamentale sulla cui base si regge la nostra stessa economia, eccetera, se non ha niente a che fare con la potenza fondamentale del suo mondo, come potrà essere quella filosofia che interpreta nel concetto il proprio mondo? E quindi è una questione di civiltà, come soprattutto comprese un grande filosofo del Novecento, Husserl, è una questione di civiltà cercare di riaccordare lavoro scientifico e lavoro filosofico. Nella crisi delle scienze europee, sì, Husserl è riuscito a... No, non è riuscito perché la sua immagine di scienza è ancora in grande misura determinata dal modello galileiano-cartesiano. No, dicevo... Però ha posto il problema con grandissimo vigore. Esatto, è riuscito, dicevo, a porre la questione, non intendevo risolverla assolutamente. Sì, sì. È stato esatto uno dei primi, quindi forse il primo a porre questa questione in modo evidente. È il primo e per tanti versi proprio anche l'unico. Esatto, perché almeno in quel periodo, nella prima metà del Novecento. Ed infine, quindi le chiedo poi quest'ultima cosa riguardo a, in generale, lei prima ha citato Heidegger, e anche per quanto riguarda la dimensione dell'esistenza, no, inautentica, del si dice, si pensa, però ha parlato anche di metafisica. So che è una domanda un po' complessa. Lei cosa può dire riguardo della filosofia heideggeriana, soprattutto di Sein und Zeit, essere tempo, quando Heidegger dice che la storia della metafisica occidentale è una Seinsvergessenheit, cioè un oblio dell'essere, perché non ha distinto l'ente, come diceva lei, che sarebbe l'essere dall'ente, quindi non ha evidenziato la differenza ontologica da Platone
fino a Nietzsche, quindi c'è questa esigenza di ritornare a porsi la science frage. È un tema molto, molto anche, tra virgolette, tecnico. Di nuovo, non posso che rimandare a libri, questi temi possono essere affrontati soltanto dopo che si è letto e letto parecchio, non possono essere affrontati diversamente. E in generale io ritengo che la posizione di Heidegger sia, da un lato indica il problema e dall'altro lo affronta in un modo completamente erroneo. Propriamente non vi è nessuna dimenticanza della differenza ontologica. Come si fa ad affermarlo quando Platone dice con assoluta chiarezza che quando anche giungi all'ente sommo per eccellenza, il sole, il tuo sguardo, lo sguardo della tua mente deve andare oltre al padre dello stesso sole, alla luce e oltre ancora, eccetera, eccetera. Che cos'è l'agathon se non quell'essere che appunto non è ente, è epekinetes usias? E tutta la tradizione neoplatonica, come ho spiegato già a partire dall'inizio 35 anni fa, la ricostruzione ontoteologica della metafisica occidentale è un grande fraintendimento per me da parte di Heidegger. E poi un'altra cosa ancora messa in evidenza da Severino: cosa significa la differenza tra ente ed essere? Significa appunto, può significare soltanto che l'ente è visto soltanto sotto l'aspetto della sua caducità, chiaramente, perché se vi è una differenza ontologica tra ente e essere, vuol dire che l'essere non appartiene all'ente. Ma se l'essere non appartiene all'ente, l'ente propriamente, direbbe Spinoza, non è reale, perché reale è l'ente, o mi appare reale l'ente, soltanto quando lo contemplo in Dio, cioè lo contemplo nella causa somma. Allora l'ente mi risulta necessario, cioè reale. Se l'essere non è l'ente, se essere e ente vengono separati, l'ente chiaramente è l'ente caduco, è l'ente mortale, è l'ente. È l'ente, il Dasein zum Tode. E perché è il Dasein zum Tode? Perché questo viene affermato come una necessità in Sein und Zeit? Perché l'ente necessariamente è Dasein zum Tode, alla morte, destinato alla morte? Sono tutti problemi delicatissimi, difficilissimi, ma su questo e su altri, per esempio con il rapporto sulla scienza e con la scienza, la mia posizione è completamente diversa rispetto a quella di Heidegger. Ok, la ringrazio. E in ultimo le chiedo un consiglio fra le sue tantissime pubblicazioni per proprio ecco approcciare al pensiero del Massimo Cacciari, filosofo, insomma. Quindi qual è il testo che lei consiglia per iniziare? Ma guardi, per vedere anche, credo, la cosa più utile e più per chiarire anche il rapporto con le tradizioni filosofiche, con il problema e con i problemi che la filosofia ha affrontato nel suo divenire storico, credo che i due, tutto sommato, più semplici e nello stesso tempo, anche dal punto di vista storico, più riassuntivi, più chiari, siano Labirinto filosofico, i due ultimi teoretici miei, Labirinto filosofico e questo ultimo, Metafisica concreta. Ok, la ringrazio. Professore, è stato grazie un piacere poterla ospitare qui. Grazie a lei, buon lavoro. È sempre bello dedicare appunto un piccolo spazio sui social al vero dialogo filosofico. Molti auguri al suo lavoro. Grazie mille. Grazie a lei.